Ma sicuramente la memoria risale a tanto tempo fa, perché ho iniziato a 3 anni a sciare, quindi forse quello è stato il momento più difficile, anche perché non si sa mai bene su quale sport volersi avvicinare, e forse quello è stato però anche il momento più bello. Ma ho iniziato anche con l'hockey, perché nella mia valle appunto si faceva o sci o hockey, quindi ci si avvicinava molto a questi due sport. Ero abbastanza bravo a giocare a hockey, però mi veniva meglio lo sci e quindi ho deciso di fare lo sciatore. Faccio solo slalom perché uno ho problemi di schiena e quindi non riesco a concentrarmi bene anche sul gigante, anche se mi piacerebbe molto fare anche il gigante. Adesso è già 7-8 anni che mi sono specializzato a fare solo lo slalomista, perché appunto con questi problemi devo cercare di stare un po' più attento. Secondo me è la disciplina che forse crea un po' più suspense, quindi è quella che ti porta tutto quanto in una manche. Puoi essere davanti con un secondo, ma puoi anche inforcare o sbagliare l'ultima porta della seconda manche, quindi è anche una disciplina un po' cattiva, diciamo, però è quello che mi piace fare, è quello che amo fare, quindi è lo slalom. In your life as a professional athlete, you need a lot of discipline, especially in summer with the physical training. Is this hard every morning to wake up and go lift weight? Ma è difficile, no? È la nostra vita, lavoriamo per questo, ci sono tante cose da fare, mi piace, quindi sicuramente non mi pesa svegliarmi la mattina, dover andare a fare delle corse, andare in bici, anzi sono le cose che mi piacciono fare, che amo fare, quindi se sarebbe un peso, forse non sarei qui. Ah, tre parole. Sicuramente testone, molto determinato e una persona con tanta voglia di fare. Se guardo indietro, sicuramente a me è sempre piaciuta la gara di Schladming, perché è un evento incredibile, notturna, davanti a tantissime persone. Già quando ero bambino ho sempre sognato di vincere questa gara, quindi non ci sono ancora riuscito, ho fatto 2 volte secondo, però spero che con gli anni a venire, visto che credo di sciare ancora qualche anno, di riuscire a farcela. Schladming è la pista dove penso di esprimermi meglio e che mi piace di più, quindi quello sarebbe il goal ideale.